anche il dottor Nicota era presente qui al quinto simposio Medicina di Dolore. Cosa relaziona? Buongiorno innanzitutto. La mia relazione sarà centrata sull'importanza di coniugare l'esercizio terapeutico e quindi la rieducazione motoria alla terapia infiltrativa, proprio per esaltare l'importanza di coniugare questi due tipi di terapie nella risoluzione delle patologie osteoarticolari, proprio perché il nostro corpo ha una grande capacità adattativa e quindi reagisce al dolore con vari meccanismi che mettono in protezione il nostro corpo, quindi come retrazioni muscolari, posizioni antalgiche. Quindi l'obiettivo dell'esercizio terapeutico è correggere determinati deficit motori per amplificare e migliorare la risoluzione della patologia, quindi considerare il paziente nella sua complessità per cercare quindi di risolvere in maniera tempestiva sia il dolore e, come dicevo prima, i deficit che derivano dalle patologie osteoarticolari.